Questa è una rassegna che racconta quella che è la fiber art, espressione artistica del tessile che è una caratteristica tipica di Chieri e del suo territorio. La rassegna quest'anno è divisa su 5 prestigiose sedi, qui alla Biancheria del Vairo, ma è anche al Museo del Tessile, a Casa Martini, presso l'Atelier Bonetto e presso Palazzo Oppesso. La fiber art utilizza un medium diverso rispetto alla pittura e alla scultura, per cui è considerata un'arte meno aulica rispetto alle altre. In più, molti tendono a pensare alla fiber art non come a un'arte vera e propria, ma come a un elemento decorativo, quindi come se fosse un tessuto per arredo, oppure come se fosse un ricamo, mentre invece non è così. Anche se gli strumenti, anche se alcuni modi espressivi vengono dalle arti decorative, si trasformano proprio in arti plastiche, quindi hanno proprio una propria natura. Se noi invece guardiamo fuori dall'Italia, quindi guardiamo in Nord Europa, in America, vediamo che comunque ci sono già delle scuole, ci sono già dei musei appositamente per questo tipo di arte ed è considerata alla stessa stregua delle altre arti. Tramanda è una manifestazione con una storia importante perché nasce più di 20 anni fa e attualmente sta diventando un contest all'interno del quale si vedono le nuove tendenze, le nuove modifiche della fiber art e dell'arte contemporanea. Quello che caratterizza quest'anno è una ricerca tra antico e moderno. Moltissimi artisti hanno ripreso tecniche oppure hanno ripreso caratteristiche, stilemi della tradizione, ma reinterpretati in chiave moderna con magari delle modifiche, delle tendenze più magari all'innovazione o all'aspetto poetico, all'aspetto ludico, all'aspetto che magari toglie quella gravità di alcune condizioni storiche per dare un'idea di più leggerezza. L'esempio particolare sono le due opere che sono state l'opera vincente e l'opera che è stata giudicata, ha avuto il premio della critica, perché entrambe hanno una base comune, entrambe riprendono delle tecniche ancestrali, delle tecniche storiche, ma vengono reinterpretate in chiave moderna e gli artisti hanno messo qualcosa del loro background, della loro cultura per renderle innovative, per renderle comunque contemporanee. Tramanda è una rassegna storica, ma questa edizione si inserisce in un progetto più ampio che si chiama Restart e che ha l'obiettivo di valorizzare la ricca collezione di opere di fiber art che la città di Chieri possiede. Sono circa 300 opere e che purtroppo non sono esposte in modo permanente. Con Restart abbiamo creato 5 mostre. Tramanda rappresenta il secondo appuntamento, ne avremo altri 3 nel 2022. 5 mostre, dicevo, che permetteranno di conoscere in modo differenziato e alternato la ricchezza della collezione trame d'autore.